Ehi, Martin. Che c'è? Pensavo a quello che voglio fare all'ambasciata. E pensavo che forse ci vorrebbe un'idea per imparare un mestiere, no? Lo sai, Juan. Mi piacerebbe scoprire che sei cambiato. Ho capito. Dovevo aspettarmi che non ti fidassi. Guarda che non si tratta di questo. E di che si tratta? Mi è piaciuta l'idea dello studio, dei laboratori. E allora perché non puoi fidarti di me? Certo che posso. Sarebbe un sì o un no? È un vedremo. Adesso concentriamoci sulla partita. Dobbiamo infliggere una batosta a Thomas, eh? Giusto. Alla grande, dai. Nicolas, puoi cambiarti per favore? Sì, mi sto cambiando. Veloce. Mi sto cambiando. Ah, ma cosa sei? Una lumaca? Prendi i guanti, giochi in porta. Lui in porta? Sì. Perfetto, gioco in porta, nessun problema. Nicolas, dai. Sì, ma preferisco andare alla toilette a cambiarmi, almeno posso utilizzare il water. Sì, ma cambiati. Sì, capo. Scusa, Nicolas, come si è trovata ieri Nini al corso? Di cucina? Di... Sì. Molto bene, bene, benone, benissimo, hanno cucinato delle patate squisite. Ah, le patate, è strano. Sì. Ma non le interessava un corso di sushi, scusa? Sì, infatti hanno usato delle patate raccolte in Giappone. Ecco, tieni i parastinchi. Va bene. I parastinchi, perfetto. No, non vanno sulle braccia, vanno sulle gambe. Non li hai mai usati? Ah, sono parastinchi, i maiali con patate. Vado a cambiarmi. Ah, ho calciato male. Martin, scusi, quanto dura la partita più o meno? Quanto giochiamo? Un'ora e mezzo? Sì. Alla grande. Già cominciamo? Cosa, la partita? Sì. Ehi, Nicolas, sai ballare? Cosa? Oh, povera me, no, perché devo ballare, no? Che fai qui, Nicolas? Ecco, io... Dobbiamo cominciare? Sì. Ti riscaldi un po' i muscoli? No. Beh, allora fallo, se no rischi di strapparti. Prima una D'accordo. Gamba. Sì, sì. E poi l'altra. Ecco, così. Allora, si comincia, eh? D'accordo, sì. Gamba. Forza. Sei curiosa di sapere cosa c'è là dentro? Io, no, è una lettera di una fan per Nicolas. Mi avete stancata, Carmen, basta con questo fan club dell'autista. Sì. Vuoi lavorare adesso? Sì, è per questo che ti paghiamo. Scusi. La posta per l'ambasciatore? Sì, eccola qui. Senta, io vorrei chiederle una cosa, signorina Selina, se non le dispiace. Secondo lei, l'ambasciata può fornirmi un cellulare come ha fatto con Nicolas? È il nostro autista, è diverso. Vedrò che cosa posso fare per te. Ah, grazie lo stesso. Ambasciata dello Stato Monarchico di Santa Juliana, sono Carmen. Come posso aiutarla? Oh, Nicolas. Chiamo perché ho bisogno di un favore personale. Certo, Nicolas, che piacere. Personale, dici? Ecco, è per Nini, perché è molto occupata e non può venire al lavoro. Vuole che tu la sostituisca. Come? Proprio oggi che iniziano i preparativi per la sfilata. Siamo senza fiato. Esatto, proprio oggi. E di a Victor che io arriverò più tardi, quindi che vada pure a riposarsi e che non si preoccupi. Certo, va bene, lo farò. Penso a tutto io. Grazie mille, Carmen. Digli che non posso venire perché... fai tu, non lo so, inventati qualcosa. A tuoi ordini, Orsetto. Ciao, Carmen. Con chi parlavi, Nicolas? Con mia cugina. Con Nini. E voleva sapere se... No, niente, voleva sapere della partita, credeva fosse il secondo tempo. Certo, e niente di nuovo, non ha ricevuto una lettera, un regalo, niente di speciale, che so. No, che cosa vuoi che accada di speciale a Nini? Sul serio? Ah, sempre la solita vita, lo sai. Dai, forza, Angelo! Tu, Nicolas, vai in porta, sì, muoviti. No, stavo pensando che io non gioco in porta, davvero, preferisco lo scontro corpo a corpo, preferisco il contatto con l'avversario. No, d'accordo, dopo ci scambieremo i ruoli, eh? Va bene. Non perdere di vista il pallone, eh? Scambi corti e occhi aperti, intesi? Va Andiamo, bene. Dai, forza. E adesso che cosa faccio? Non ho mai parato un tiro in vita mia. E questo è per l'ufficio. Selina? Dov'è Nini? Carmen, tu l'hai vista? Sì, è uscita a fare le fotocopie. Si tratta degli inviti per la sfilata. Che efficienza, è sempre pronta a dare una mano. Quando torna, dille che la cerchiamo. Sì, ma suppongo che tarderà molto. Non supporre, non sei pagata per questo. Mi scusi? Io non riesco a capirla. Ieri mi ha piantato in asso. Oggi se ne va senza salutarmi, non so cosa voglia. Lei è interessata a Thomas, solo a Thomas. Non riesci a capirlo. Una domanda, scusa. Ti piace Nini? Ma, sai, è divertente, ma non mi piace, no. Sei sicuro? Bene, allora fa qualcosa, voglio che tu la distragga. Nella sua mente non ci deve essere spazio per Thomas. Non preoccuparti, lo faccio per me stesso, non perché me lo chiedi, Bene, hai bisogno di me? No. Allora me ne vado. E dove vai? Ho una partita di calcetto. È una perdita di tempo, Victor, è un gioco stupido. Non è una perdita di tempo, perché mi prendi? Io so perché lo faccio. Spero di non fare tardi.
Massima concentrazione, è chiaro? In difesa a Quan, tu chiudi sulle fasce, marcate a uomo, intesi? In attacco vai tu, Abel. Bene, ascoltate, dobbiamo stancarli, facciamoli correre, intesi? Sì, d'accordo. Dobbiamo stancarli, per me conta soltanto vita. Mi raccomando, dai, giusto. Sì, andiamo. Andiamo, dai. D'accordo, allora lo schema è questo. Sì. Angelo e Chicky stanno in difesa. Sebastiano, tu a centrocampo. Bene. E io in attacco. C'è un gioco in porta, ovviamente. Sì, chiaro. Va bene, forza, ragazzi, dobbiamo dare il massimo. Tutte le energie che abbiamo, dobbiamo farcela. Lasciate, sì, non posso giocare, non ho soldi con me, quindi non posso perdere, capite? Scusatemi, vi chiedo perdono. Che? Forza, ragazzi, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 dai. Dai. Sì, andiamo, ragazzi, andiamo. Coraggio, Nicolas, mi raccomando, facciamo qualche tiro in porta, vai. Concentrati, ma sai parare? Sì. Forza, Nicolas. Nicolas! Ci sono! Forza, avanti! Ehi! Hey. Ciao, Victor! Ciao! Che bello vederti, Victor! No, 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 fermi, aspettate un momento. Ehi, cominciamo così, poi cambiamo, No, non mi sembra giusto, è lui il titolare e gioca lui. Io vado in panchina. Forza, ragazzi, andiamo! Copri! Vai davanti! Sì! Forza! Passa! Allunga così, passa! No, per un soffio! Andiamo! Fermatelo! Fermalo! Chiudilo! Dai, chiudilo! Gol! Così, ragazzi, bravi! Chi è il più forte? Figliolo? Chi è il più forte? Sì! E uno! Siamo forti! Sì! Sono libero! Marcalo! Guardami! Vieni, Nicolas, entra tu, sono esausto. No, stai benissimo. Non ce la faccio più. No, ce la fai, devi solo recuperare le forze. Avanti, la squadra non cambio, può fare a meno di te. Sei un campione, un gladiatore, un fuoriclasse, un cannoniere. Passa, qua. Passa da me, eccomi. Dai. Dai, alzati, non è successo niente. Ho preso il pallone. Volontario! È ostruzione! Tutto bene? Oh, non l'ha fatto apposta! L'ha falciato! Entrate sul pallone! Lo tiri tu! La tiro io! No! Sì! Questa non ci voleva! Andiamo, per favore, ragazzi, muovetevi! Va bene, uno pari, forza! Forza! Di qua? Ehi, come non è tornata, non capisco. Ha detto che sarebbe tornata, ma Nini è un po' lenta, lo sa? È mai possibile che appena la mettiamo al lavoro lei sparisce con la scusa banale delle fotocopie? A che ora è uscita? Mai, signorina, perché io non l'ho vista entrare affatto. Ah, bene, quindi non sarebbe mai arrivata. Questa situazione è del tutto ingestibile. Gli altri dove sono? E il signor Victor, il signor Sebastian e il signor ambasciatore sono tutti alla partita di calcetto, questo lo so già. È inutile, nessuno può... Lasciatemi sola, andate, preferisco restare sola. Con permesso, signorina, come desidera. Anche tu, Carmen, puoi andare. Sì, sì. Nicolas, passa! We'll be right back.
Scatta, Nicolas! Ehi, Nicolas! Mano! Ma no! 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 Che fai? No, Nicolas! Ma mano! Mi sono svegliato! Ehi! Scusate, mi dispiace, per un momento ho pensato... Ricominciamo! Torno al centro! Attento! Qua, qua! Copri! No! Passa! Passa, Nicolas! Passala! A me! Nicolas, passala! No, Martina, dobbiamo dirlo! Vacci piano! Mi ha fatto male! Niente, mi sono ferito! È un graffio, dai, alzati in piedi, forza, forza, su, coraggio, andiamo! Andiamo, su! Alzati! Gioca più tranquillo, via, eh! Via così, crossa! Lunga! Dai, dai! Da quella parte, Nicolas! Chiudilo! Scatta, tua! Nicolas, corri! Dai, dai, avanti così! Corri! No, di là, di là! Vai, Victor! Ci sono, a seguire! Scatta! Mi dispiace, non volevo, non volevo! Giù, Nicolas, giù! Victor, torna! Passa! Qui, Martin! Ma che fai? Alzati, Nicolas! Dai, sono libero! Su, su! Nicolas, dai! Ah. Avanti, non ragazzi. Vale! Juan mi ha dato una spinta, ha visto! Forza, forza, forza! Muoviamoci, dai! Victor! Qualcuno su Nicolas! Avanti, ragazzi! Qualcuno su Nicolas! Vai, Nicolas, vai! Tieni! Go! Dai, non è niente, guarda. Vero, no, non tocchi, non fa niente. Male, fa troppo male. Nicolas! 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 Come hanno fatto quei dinosauri a vincere? Hanno vinto una partita, ma noi ci rifaremo. Non finisce così, Juan. Tony? Juan, mi ha fatto piacere vederti. Adesso va meglio con Martin? Sì, sembra di sì. Vediamo come procede. Sai cosa ho fatto? Ho scritto una lettera a Nini e gliel'ho spedita. Ma non l'hai firmata? Come non l'ho firmata? L'ho firmata col mio nome, Angelo. È normale, scusa. Grandioso il mio fratellone, complimenti. Ho fatto un cross preciso e... Nicolas, ce l'hai un asciugamano? No, no, non ce l'ho, no. Tieni, prendi questo, Nicolas. Io ne ho un altro nella borsa. Bene, bene, grazie, molto gentile. Scusami se ti ho fatto uscire dalla partita, ma non sapevo che giocassi. No, no, tranquillo, tanto non ero in partita oggi, non ero molto in forma per giocare. Tu preferisci giocare in un altro ruolo? Sì, sì, esatto, un altro ruolo. Sei grande. Preferisco, è meglio di sì. Ehi, capo, mi scusi un attimo. Ma muoviti, sì. Fatti la doccia, svelto, dai. Sì, 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 allora ascolti, adesso vado, mi faccio la doccia. Anzi, meglio che vada a rinfrescare la macchina con un po' di deodorante spray. A dopo, ci vediamo.